L'anno scorso l'US Agropoli si trovava in grosse difficoltà economiche e gli ultras riuscirono a convincere la proprietà di lasciare, accollandosi l'onere di risanare il bilancio che gravava di debiti. Un'azione, quella degli ultras Agropoli, singolare e unica, caratterizzata dal vero attaccamento alla maglia, con l'unico scopo di risollevare la gloriosa società e accompagnarla verso il centenario. In rappresentanza di questi favolosi ragazzi, Fabio Cortazzo e Vincenzo Di Filippo, i portavoce, supportati da Pasquale Curci, Giampaolo Tedesco, Francesco Santososso, Guido Mastrogiovanni, Angelo Cimadomo, Giuseppe Cianfrone. Ragazzi che hanno fatto un'impresa straordinaria, non solo riportando a zero i debiti, ma riuscendo a ricompattare una nuova società e adottare una strategia di supporto all'US Agropoli con il merchandising dei 100 anni, gadget, magliette e idee di sponsorizzazione da allargare alle imprese commerciali. Questi giovani figli di Agropoli hanno mostrato al mondo del calcio e non solo l'orgoglio agropolese e ai quali la città sarà sempre grata. Io sono agropolese, purtroppo ho il difetto di difendere, come ho sempre fatto nei miei lunghi trascorsi, sia da ultras che da cittadino agropolese, la mia città. A volte l'ho fatto nel calcio, a volte in politica, a volte nel sociale, come voi ben sapete nel periodo di Covid abbiamo aiutato le famiglie a casa. Cioè, cerchiamo nel nostro piccolo, perché le comunità si chiamano comunità proprio per questo senso che dobbiamo avere civico, di appartenenza, di aggregazione. Se noi non restiamo in questa ottica di unione, di gruppo, di città, la città è allo sbando, non per la politica, ma perché noi cittadini la portiamo allo sbando. Ci sarebbe anche non bisogno della politica se noi fossimo diversi da quelli che siamo. L'obiettivo di noi ultras con questi gadget è cercare di sostenere la società, ma saranno ampliati, sarà venduta la divisa ufficiale da gara dell'Agropoli, quindi col logo del centenario, quindi maglietta, pantaloncino, calzettoni, saranno vendute le felpe degli ultras col nuovo logo del centenario, anche quello, le magliette, le divise da passeggio, insomma sarà fatto uno store importante a livello di gadget e abbigliamento dell'Unione Sportiva Agropoli, sempre con il logo del centenario che durerà solo quest'anno, che poi l'anno prossimo ritornerà sulle magliette il logo storico dell'Agropoli. Quindi io invito tutta la cittadina agropolese a darci una mano, a seguire le sorti della squadra della nostra città, perché è un patrimonio, l'Agropoli è conosciuta in tutta Italia e lo dobbiamo rispettare. Siamo in programma di dare con 100 euro 3 abbonamenti per ogni attività commerciale, quindi avranno a disposizione 3 abbonamenti per la quota di 100 euro. Questo permetterà all'Agropoli di avere un cuscino dove dormire tranquilli. Ogni partita in casa ci sarà una persona storica che ha fatto la storia dell'US Agropoli, un calciatore, un allenatore che presenterà le squadre all'ingresso. Avremo la vendita dei gadget direttamente nel campo, tra cui anche bandiere, tantissime cose. Sosteneteci, stateci vicino e vedrete che l'Agropoli avrà un futuro roseo per noi e per i nostri figli. Noi dobbiamo pensare a loro. E il prossimo passo è l'ospedale, non ce lo siamo dimenticati. E vi annuncio già in diretta con un'esclusiva, quindi a Cilento Channel, che ci sarà una festa pazzesca per il centenario, dove sarà invitata a partecipare tutta la cittadina. Chiuderemo la piazza con il sindaco, maxi schermi che mostreranno immagini storiche dell'US Agropoli, i colori che erano prima, che non erano questi che abbiamo ora quando fu fondata, ospiti importantissimi. Ho detto poc'anzi a Domenico, a Rosario, chi se l'aspettava di essere qui oggi e di avere questa elite. Bella elite, mostranza di persone, veramente credimi, è incredulo, ognuno di noi adesso si è ricoperto un ruolo. L'area tecnica, gli sponsor, noi come direzione all'interno perché non ci sarà, ripeto ancora, non mancherà mai più un agropolese nella società e quindi saremo sempre lì a vigilare l'operato, perché ciò che è accaduto l'anno scorso non accadrà mai più e siamo molto molto entusiasti di questo futuro che ci sarà. In questi momenti, proprio in questo momento, starà per arrivare un primo colpo molto importante e dico solo in attacco. Non diciamo nient'altro e poi magari a raffica nei giorni successivi, perché per forza il 23 settembre c'è la prima di Coppa Italia, quindi dobbiamo essere pronti.